Io, Giovanni, ero in esilio nell'isola di Patmos. Un giorno, era il giorno del Signore, lo Spirito si impadronì di me e udii, dietro di me, una voce forte come una tromba, che diceva: «Quel che vedi, scrivilo in un libro e manda il libro alle sette chiese dell'Asia Minore». Questa visione del Dio che viene, Giovanni la riceve nel giorno del Signore. Molti cristiani che leggono questo testo pensano istintivamente alla domenica, dimenticando che è un ebreo che scrive, nutrito delle sacre scritture ebraiche e ben radicato nella religione dei suoi padri. Inoltre, l'espressione giorno del Signore riferito alla domenica si incontra solo a partire dal secondo secolo, in rari scritti dell'epoca. È assai più ragionevole pensare che il giorno del Signore, di cui parla Giovanni, si riferisca al sabato, chiamato appunto giorno del Signore nelle scritture ebraiche. D'altra parte, il ricorrere costante nell'Apocalisse del numero 7 rende verosimile il riferimento al sabato, settimo giorno, in apertura della profezia, come in una sorta di intonazione. Questa interpretazione si giustifica, infine, per il fatto che il sabato introduce il ciclo delle feste giudaiche che strutturano il libro intero dell'Apocalisse. È probabile che Giovanni si riferisce anche a un altro giorno del Signore, allo Yom Yahweh dei profeti biblici, che designa nell'Antico Testamento il giorno del giudizio di Dio e della sua venuta alla fine della storia umana. Si può ragionevolmente concludere che Giovanni ebbe la visione del giorno dell'Eterno, giorno del giudizio finale e del suo ritorno, durante il giorno del sabato, giorno del Signore. Si ritrova la stessa coincidenza nel libro di Daniele, dove il profeta riceve una visione relativa a una cerimonia di Kippur proprio durante il tempo del Kippur. Ma Giovanni è colpito dallo spazio vitale da cui proviene la voce di Dio, alle sue spalle. Nel pensiero ebraico, il passato è percepito davanti alla persona, mentre l'avvenire è situato alle spalle. Così l'intenzione del testo è quella di far percepire questa voce come proveniente dal futuro. Essa è la voce di Dio che risuona dal futuro, è la voce di un Dio che viene. Le risposte della Bibbia le trovi con un clic sul web vocedellaprofezia.org. Facile! Come un clic.